tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul canale di MTV Mag per una nuova puntata della serie Ninja on the Beach. No dai, scherzo, è che dopo 2 settimane di freddo islandese ci voleva un po' di mare. Comunque la settimana scorsa, nella mia breve permanenza in Val d'Aosta, ho avuto la possibilità di conoscere i ragazzi di Aosta Valley Freeride che mi hanno portato alla scoperta del loro territorio, in particolare nella zona di Pila, in cui non ero mai stato, e quindi mi ha fatto molto piacere andare alla scoperta di trail per me totalmente nuovi. I ragazzi mi hanno portato inizialmente a fare un bel giro alpino sfruttando gli impianti del comprensorio appunto di Pila, e dopo nel pomeriggio abbiamo sfruttato un po' le potenzialità nel park. Ma seguitemi che andiamo a vedere insieme com'è andata la giornata. Ciao Fabrizio. Ciao Michele, come va? Bene, dai te. Bene. Finalmente c'è qualcuno oggi che mi porta a fare un giro, non devo star lì a studiare sulle cartine che sentieri fare, e questo veramente è uno dei punti forza, secondo me, di avere una guida che si può girare in totale relax senza star lì a guardare ogni volta dove andare. Ma prima andiamo a farci un bel caffè qui al The Place, che potete venire qui appunto solo per prendervi un caffè, però non è detto che poi uscite con una bici. Caffè. Brioche? Ma sì, dai, facciamoci anche una buona brioche. Caffè e brioche. Qui con noi anche Massimo. Ciao a tutti. Di Aosta Valley Freeride. Parto dalla Family, così vedi un po' com'è il bike park, e dopodiché saliamo fino alla cresta del Quiss. Siamo esattamente di fronte alla Grivola, e da qui faremo un pezzo di cresta e scendiamo dall'altra parte nella Valle di Cogne. Adesso ragazzi abbiamo preso l'impianto di Pila che ci porterà su in quota. Oggi il tempo nel pomeriggio danno incerto, quindi è ottimo avvantaggiarsi con gli impianti, così appunto non rischiamo magari di prenderci un temporale a 2500 metri che non fa mai bene. Veramente Pila offre un sacco di percorsi, dai più difficili ai più facili. Ci sono dei tracciati dedicati esclusivamente alla DH, dove sono state svolte anche gare di Coppa Italia, dei tracciati freeride intermedi nel bosco, e anche dei tracciati family per chi sta cominciando, dei tracciati molto flow adatti ai principianti o adatti a chi si vuole avvicinare per le prime volte alla pratica della downhill. Oltre a questo ci sono anche un sacco di sentieri naturali in tutta la conca di Pila che ci permettono di arrivare sulle creste e fino ad Aosta, che è quello che andremo a fare oggi. Quindi veramente un sacco di cose da poter scegliere, da poter fare, e adesso ve ne andiamo a mostrare qualcuna. Vediamo poi se nel pomeriggio il tempo è un po' clemente da riuscire a fare anche qualche giro in park. E si parte subito in discesa su un trail family, quindi è molto flow, molto semplice, e andiamo a raggiungere l'attacco della nostra salita. Spettacolo, sto trail. Eccoci che scolliniamo, e guardate che roba! Ed eccoci qua ragazzi, arrivati in cima. Abbiamo anche un piccolo bivacchetto qua. Buona sapersi, sempre bello scoprire nuovi bivacchi, perché appunto ti danno la possibilità di reinventare un giro magari che si è già fatto. Purtroppo sono un po' coperti, le cime sono un po' coperte dalle nuvole, ma comunque il panorama è qualcosa di indescrivibile. Entriamo a ripararci, perché qui 2006 c'è un vento abbastanza frizzante. Siamo arrivati adesso al bivacco Arno, sulla cresta del Quiss. Da qui partiamo in bicicletta, ci aspetta un primo pezzo di cresta, arriviamo al Col di Drank, e poi prendiamo tutto questo fantastico sentiero molto tecnico e arriviamo fino a Epinel. Whoa.
Che sentierino, oh, ragazzi, qua. Da stare attenti perché è stato sbagliare. Bel flow che ha questa discesa qua, con qualche tornantino, qualche no stress, però il terreno è veramente super e i panorami non mancano, anche se in questo pezzo forse è meglio non distrarsi troppo. Appena detto, cioè, ma dove siamo? È sempre da stare all'occhio su questo sentiero, perché se si finisce per terra dal lato sbagliato non è piacevole. Scivolata di prima mi è costata cara, preso in pieno una canaletta che non si vedeva, coperta dall'erba. La canaletta dopo la curva a tradimento, che discesa, tantissima roba. Super anticipo. Qua anticipiamo un po'. Bello, eh? Bellissimo. Bello, bello, poi lungo.
Discesa finita ragazzi, ma è stata una roba veramente epica, bellissima. Grazie di questa super gita. Prego. Dei posti stupendi e consiglio di venire qua e andare a farla. Ritorno alla base. Bella. Adesso ragazzi, visto che il meteo tiene e tempo ne abbiamo ancora un po', credo che andremo a spararci qualche altra discesetta sul parco di Pila, così per sfruttare un po' il giornaliero. Eccoci qua, saliti a Pila per farci qualche bella discesetta sul park. Vi ricordo che se soggiornate in hotel convenzionato avete il 30% di sconto sul bike pass, c'è anche il 30% di sconto sul noleggio di bici normali o elettriche. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi di Aosta Valley Freeride che mi hanno accompagnato per tutta la giornata. Li potete trovare e contattare al The Place. E ragazzi, come al solito, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel like e ci vediamo per la prossima avventura. Ciao!